Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come si monta un kit di antiintrusione per i motori delle tapparelle. Visto che mi ha contattato un ragazzo dicendo che ha seguito il mio video su come montare un motore delle tapparelle, è riuscito benissimo a montare il motore, ora il motore funziona, quindi sale e scende bene, ma cosa succede? Che quando spinge la tapparella dal basso verso l'alto, la tapparella sale di 20 o 30 cm. Questo perché? Perché non ha montato un kit di antifrazione per i motori delle tapparelle. Quindi cosa succede? Che quando spingete la tapparella dal basso verso l'alto, la tapparella si alzerà in base alla dimensione del cassonetto. Quindi se avete un buco del cassonetto di 20 cm, si alzerà 20 cm. Se avete un buco del cassonetto di 30-40 cm, la tapparella si alzerà chiaramente di 30-40 cm. Il kit che utilizzo io si chiama SecureBlock. Comunque ha tantissimi altri nomi, il nome dipende dalla casa produttrice. Il kit, come vedete, è questo. Si monta sul rullo della tapparella e va collegato chiaramente alla tapparella. Funziona solamente sui motori delle tapparelle o sulle tapparelle che funzionano con l'arganello. Purtroppo non funziona sulle tapparelle a cinghia, quindi quelle normali. Questo perché? Perché funziona con il fermo del rullo. Il rullo deve essere bloccato. Perché? Perché quando noi andiamo a spingere la tapparella dal basso verso l'alto, come vedete, Il rullo, essendo fermo, blocca la salita delle tapparelle. Se invece voi avete montato un rullo con la puleggia e la cinghia, la tapparella tenderà sempre a girare, quindi il kit sarà pressoché inutile. In questo video vedremo come si monta questo accessorio, che tra l'altro è semplicissimo da montare e anche molto veloce. Ci vogliono al massimo 5-10 minuti per tapparella. L'unico problema che può sorgere sul montaggio di questo accessorio è dato dalla tapparella, perché la tapparella, se è troppo lunga, il kit non può funzionare, perché se vi ricordate funziona soltanto se è messo in maniera verticale. Perché? Perché andrà a spingere contro il rullo. Se abbiamo la tapparella troppo lunga, come vedete, non lavorando più in verticale, la tapparella salirà, quindi non ci resterà che tirare fuori la tapparella, sfilare le maglie che non ci servono e rinfilare la tapparella. Vi do un consiglio: prima di rinfilare la tapparella, se avete questo problema, inserite prima il kit, perché come vedete è molto largo, quindi non è detto che poi rinfilate la tapparella e tra il muro e la tapparella ci sia lo spazio per infilare il kit. Difatti spesso mi tocca sempre togliere la tapparella, infilare il kit e rinfilare la tapparella. Se invece avete il problema opposto, se avete la tapparella troppo corta, non preoccupatevi. Perché? Perché questo kit, come vedete, è formato da 3 moduli, ma esistono anche quelli con più moduli. Quindi io una volta addirittura ne ho comprato uno con 4 moduli e quindi sono riuscito a recuperare 7 cm. Come vedete, il kit è formato da 3 pezzi. Questa è la corona, come vedete ci sono 2 buchi. In questi 2 buchi si inseriranno i perni del kit. Come vedete, le viti vanno sempre poste verso l'alto. Questo perché? Perché noi stiamo sempre guardando l'accessorio dalla parte contraria. Questo è perché vi faccio vedere il funzionamento. Però il kit, quando noi lo vedremo montato dall'interno della casa, sarà posto così. Quindi noi cosa faremo? Attiveremo il motore, faremo girare il kit e poi tireremo le viti, perché ce le troveremo davanti. Come vedete, questo è il kit montato sul motore. Dobbiamo centrare i buchi. Faremo girare il motore e poi serreremo il tutto. Non vi preoccupate che quando tirerete le viti il kit sarà ben saldo. Siamo giunti al termine del video, mi sono dimenticato di dirvi il prezzo può variare se chiaramente dal modello, perché ci sono varie marche che lo producono e anche chiaramente dove lo comprate. Comunque lo vendono tranquillamente sia su eBay che su Amazon, il prezzo varia dalle 9 alle 12 euro. Mi sono anche dimenticato di dirvi su quanti se ne montano. Allora, fino a 90 cm se ne possono montare 2 e sopra i 90 cm dovete metterne minimo 3. Se la tapparella comunque è in acciaio, quindi pesa di più di quelle in alluminio e in plastica, il mio consiglio è di metterne 3 sempre, anche se li mettete su tapparelle che sono più strette di 80 cm. Niente, ci vediamo la prossima settimana, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete un mio video e attivate la campanella, così la prossima volta che creerò un video vi arriverà una notifica. Buona serata.